nostro corso di spagnolo, nella lezione 8, quella di oggi, ci dedicheremo agli accenti. Innanzitutto dobbiamo poter classificare il tipo di parola secondo la posizione che assume l'accento tonico in essa. Allora, in particolare possiamo parlare di parole tronche, piane, sdrucciole, o agudas, llanas e strúculas in spagnolo, secondo la posizione appunto dell'accento tonico. Parlando dell'accento tonico, è l'accento che emettiamo al pronunciare la parola. Dunque, quando definiamo tronca o aguda una parola? Quando questo accento tonico cade sull'ultima sillaba. L'ultima sillaba è quella finale della parola, quindi si comincia a contare dalla fine della parola. La parola piana o llana in spagnolo si definisce quando l'accento tonico cade sulla penultima sillaba, mentre la sdrucciola o sdrucula si definisce così quando l'accento cade sulla terz'ultima o quart'ultima sillaba. Ma quando mettiamo effettivamente l'accento grafico in spagnolo, dobbiamo distinguere i casi particolari dentro questo tipo di parole. Quindi, se ci troviamo davanti una parola aguda, mettiamo l'accento grafico solo se questa parola termina in vocale, in N o in S. Mettiamo l'accento sulle parole llanas solo se queste parole terminano in consonante che sia diversa da N o da S. Mentre con le parole esdrúculas mettiamo l'accento sempre. Nei monosillabi non si mette accento, a meno che non si tratti di parole particolari, diacritici, che si accentano per distinguerle da altre parole che hanno la stessa, si scrivono allo stesso modo. I pronomi e gli avverbi interrogativi ed esclamativi, come, donde, quando, perché, che prendono l'accento solo appunto nel caso in cui siano interrogative o esclamative, però non nelle frasi comuni affermative. La lezione di oggi è tutto, ci vediamo alla prossima in cui tratteremo il maschile e il femminile.